sabato, sono le 8 meno 10 nella giornata, è così, sta piovendo e addirittura c'è un caminetto acceso qui mentre facciamo colazione. Bene, siamo arrivati al campo gara a Merendal. Con noi c'è Chanel che ci assisterà in questi giorni. E quella è la montagnetta che dovremo scalare con la tappa di domani, che sarà la cronometro. Ormai ci siamo, ci tocca farlo. Si può scappare da qui. Ormai no. Merendal Wine Estate. Meglio, tutti qua sono. Merendal, il campo gara. Quella è la montagnetta che dovremo scalare per la cronometro di domani. Siamo qui alla registrazione, c'è una coda incredibile, sono tutti qua, sono le 9:30. Si respira aria di competizione qua, c'ho già l'adrenalina mille. Qua distacchiamo Sì, subito ai guarda. primi 100 metri, poi ci ritiriamo, eh? Stiamo guardando tutti vicendevolmente tutti i rider per sfruttare quanti watt ci sono nelle gambe e quanti chili ci sono nel corpo. Ti guardano tutti in cagnesco con la faccia di quello tira i 220, no, no, meno 190. Siamo arrivati alla registrazione, registration point. I hope it's the right one. Sì. Cosa abbiamo qua? Manicotti. Okay. Just waiting for your bag on the way. Ok. Ecco qua. Trovate le borse. They should be in at registration, you'll get the numbers. Vai vedere. Dentro la roba qua, Hello, I'm fine, thanks. What number? 642. 642. So, Janita? No. And Sarita are all in together? Janita? Or midwife? Different device. Different device. Okay, so with this one you're going to turn it on. They can show you how to do it. You turn it on before every race. Put it in a back pocket, and then at the end of every race, you're going to hand it in again. They're going to charge it, and then they're going to give it back to you the next one. There we go. That's everything you need. I put your SOS device in here. Thank okay, you. Great. Thank you so much. Thank you. Grandissimo. Ciao. Bene? Ciao, ciao. In forma? Ecco. Hai già fatto tutto? Preso lì, abbiamo fatto tutto. Manda la mia borsa, guarda, mi ha fatto anche la cacatina. Porta bene, dicono che porta bene. Dicono che porta bene. Tutto culo quello. Lui ha provato il prologo, il percorso del prologo di ieri. Stiamo chiedendo se pedalavi la salita. Pedalabilissimo. Le uniche salite pedalabili sono le discese per me. Noi abbiamo conosciuto alla Forail l'anno scorso. Gareggiava con suo figlio, che salutiamo. E adesso lo ritroviamo qua, bello, bella chiave. E chi c'è qui? È Luis! Grande Luis, grazie mille. Grazie, grazie. Buona gara, eh? Altrettanto. Ok,
in Limstrong? Absolutely not. Ieri abbiamo effettivamente esagerato con la bisteccazza da un chilo e mezzo, compreso l'osso. Quindi oggi paghiamo le conseguenze. Lui va di hummus, io di un coso senza grassi qua, il cottage cheese plan fat free. Perché altrimenti non ci stiamo dentro qua, siamo partiti troppo male, troppo male. Dovevamo avere anche una strategia sul food qua. A Ramengo già il primo giorno. Allora, stiamo guardando quello che ci hanno dato al momento della registrazione. Ci hanno dato questa bella giacchettina, la taglia M. Qualche altro ci hanno dato? Allora, al momento della registrazione ci hanno dato, oltre alla borsa Epi che avete visto, questa è una fascetta per il sudore alla fronte. Ma cosa di nuovo? Un nuovo sistema, devo provarlo. Ci sono dentro dei granuli probabilmente che assorbono l'umidità. Un buff, che sono quei girocolli, crema di camoscio, disinfettante per mani, una borraccia, che è Pepic, un liquido sigillante per gomme tubeless e dei manicotti, anche questi, che è Pepic. E poi, oltre a queste cose, ci hanno dato questa busta. Vediamo cosa contiene. Una registrazione, chiaramente la banda da attaccarsi, ce n'è una per me e una per Pierre, tante fascette per applicare il numero di gara alla bicicletta con le fascette. Questo lo porterà uno di noi, che serve per chiamare l'SOS in caso di necessità e richiesta del medico. Questo è il numero da applicare alla chute bag, che è la borsetta che dovete utilizzare per mettere i vestiti con cui avete fatto il preriscaldamento, lo riscaldamento, mettete qua la giacca prima di partire e con il numero si identifica la vostra borsettina. Questa è per la tenda che non utilizziamo, questa è per da attaccare alla bicicletta, questi sono i sensori da attaccare alla forcella della bicicletta con una fascetta, così possono misurare il tempo di entrambi. Queste sono le tappe giornaliere adesive da attaccare sulla bicicletta, numeri da attaccare sulla maglietta o sullo zaino posteriore. E che altro? Poi questa è una fondazione benefica fatta dai bambini, se si vuole donare qualche soldino. Oggi abbiamo fatto un po' tardi, sono le 13. Abbiamo ancora qui tutta la roba perché stiamo aspettando le camere. Guardate che casino. Quindi, come detto, non andremo a provare il prologo, montiamo tutto sulle bici, ci sistemiamo in camera, magari faremo un giretto qui intorno e poi ci prepariamo per domani. Sei pronto? Meno di ieri. Oggi in effetti siamo più stanchi di ieri. Ieri eravamo più carichi, oggi siamo già un po' scoppiati. Dormito male. Abbiamo dormito male entrambi dopo la il dinosauro di ieri sera che abbiamo mangiato. Non per l'albergo, per quello che abbiamo mangiato troppo. Perché dobbiamo limitare un po' le quantità di cibo, se no qua non si dorme bene. Dobbiamo proprio fare a sta gara. Stiamo fuori le carte, va. Siamo qua 10 giorni a giocare a scopa, va. La borsa ce l'abbiamo, il merchandise ce l'abbiamo. La medaglia. Vabbè, quanto c'hai nel portafoglio? Come corromperli? Corruzione. Facciamo finta di averla fatta e compriamo la medaglia. Infiltriamo nel sistema informatico da qui. O comunque tutta la stanchezza, non so com'è, è saltata fuori a entrambi ora. Boh, tutta la stanchezza del viaggio, del caldo, del giro di ieri. Io sono cotto, stanotte ho dormito male. Sì, anch'io ho dormito male. Ma non per l'albergo, per quello che abbiamo mangiato. No, per una serie di cose. Sì. È andata via, qua tirano via la corrente durante il giorno, devono risparmiare con la corrente. Si è spento il condizionatore dalle 2 alle 4 e io ho iniziato a sudare come una capra. E lì
Io invece avevo i festeggiamenti di San Patrizio dietro nel college, che c'è 30 metri più in là, che sentivo i ragazzi che urlavano. Avevo una mezza idea di andare anch'io a fare festa. Cioè, facciamo vedere i nuovi appartamenti. Dai. I bed and breakfast sempre. Qua staremo solo oggi, domani dopo il prologo ci muoveranno in una nuova sede. Questo è il mio, come potete vedere c'è tanto di cucina, tutto fornito, bagno e camera. L'ambiente è molto relax, nel senso ci sono gli uccellini africani che cinguettano, bel verde da tutte le parti. Andiamo a vedere il suo. La struttura è molto pulita, ben curata, potete vedere il giardino molto curato, fiori, nulla è secco. Lì è dove faremo colazione al mattino. Guardate che posto, è una fiaba. E come detto è tutto organizzato da Bike to Bed. E siamo comunque in periferia, non siamo completamente in campagna, cioè siamo vicino alla città. Questa invece è la sua camera, anche qua come potete vedere, molto ben congegnata, pulita, c'è il bagno che è più grande della mia cucina, vedi che vasca che c'è. Questa camera è più grande del mio appartamento, praticamente. Ma che vista che c'è, ma che bello è, paradiso, molto bello. Infatti Pier pensava di venire qua a vivere, lui fa home office, 5 giorni su 7 fa home office. Ha detto, se lo faccio a Lugano, lo faccio qua, che cosa mi cambia nella vita? In effetti, però il sole, quando esce il sole, ragazzi, è una mazzata. Mi sto muovendo come un bradipo, ecco, qua c'è un po' di ombra, riprendo fiato, il sole, ah, ecco, proprio si sente, penetra nella pelle il sole. Guardate ragazzi, una mantide religiosa, ma è poco bella, eh? Sì, stai calma, non mi faccio niente. Questo non l'ho dato in dotazione, devo assolutamente provarlo io questo affare qua. Si mette qua, per io che gocciolo come le capre. Questo dovrebbe bloccare. Ok, abbiamo completato il setup numero. Qua mi sono messo la mappa del prologo di domani. Queste sono le soglie sul Garmin, questa è la borsettina per il riscaldamento, sempre con il numero sullo zainetto, perché io viaggio con l'acqua. Questo è il sensore che bisogna mettere, che cronometrano il tempo. Numero sulla bicicletta quando va consegnata nel deposito bici. Camera d'aria di riserva. E questo è il setup di Pierre, anche lui numero, telecamerina già montata, tutte le epiche che ha fatto. Qua un bel camerone d'aria di riserva, lui si è coperto tutti gli ammiccoli con mutandine speciali perché per prevenire la polvere, e anche lui il sensore montato sulla forcella. Are you ready, Pierre? Resta che pedalare oramai. Sono le 3:30, andiamo a fare un girettino, sì, giusto per controllare tutto l'equipaggiamento, vedere se è tutto a posto. Abbiamo saltato quello che volevamo fare oggi, dovevamo andare a fare la perlustrazione del prologo, solo che sono saltati i piani. Siamo andati a fare la registrazione al mattino presto, pensando di tornare qui, cambiarci e andare a provare il circuito, solo che abbiamo fatto tardi la registrazione e il circuito chiudeva alle 2. Noi siamo arrivati qua alle 12, la camera non era ancora libera, hanno dovuto liberarle, siamo andati lunghi e quindi ci è saltata la perlustrazione. Improvviseremo domani. Abbiamo carpito qualche informazione da... le nostre amici, colleghi che erano già là. Ma ne andiamo giù a valanga. Guardate che posti, guardate che alberi. Posti molto curati, comunque c'è tanta paura in giro, Fili dell'alta tensione su tutti i cancelli. Ho la paura che vadano a rubare, che entrino a rubare. Fili dell'alta tensione con dentro cani da guardia. Quindi qua c'è un po' di criminalità. E tu? Le gambe sono già bene, più lo stomaco che sembra vuoto, ma non ho fame.
però vediamo che passi stasera. La minestrina. Animali liberi qui a bordo strada, un coniglio. Ci sono delle carote anche, qualcuno si vede che gli ha buttato le carote e dell'acqua. Ormai ci siamo, tra meno di 24 ore il prologo sarà già finito. Quindi c'è un po' di tensione, ma anche la voglia di iniziare. Perché così almeno scarichiamo un po' l'adrenalina. Siamo abbastanza tesi comunque, devo dire che c'è sempre la paura di fare qualcosa di sbagliato, di dimenticarsi qualcosa. A questo punto io spero che inizi presto e di riuscire a dormire stanotte, perché non ho proprio bisogno.